Scusate? Buonasera a tutti, vi ringrazio infinitamente di essere qui. Sono Ilaria Farri, il consigliere scientifico dell'onorevole Paolo Bernini. Siamo molto felici di presentare oggi questo documentario importantissimo per noi, per cui ringraziamo l'Associazione Essere Animali di averci concesso questa assoluta fantastica possibilità. Io mi scuserete oggi se per un momento voglio rammentare un carissimo amico che non è più con noi, perché purtroppo è mancato troppo presto. Sono certa che, sebbene avesse posizioni un pochino diverse dalle nostre, antispeciste, o quantomeno quelle della stragrande maggioranza di noi, Massimiliano Rocco è stata una persona che ha lavorato per tutta la sua vita per la tutela della biodiversità. È stato un mio carissimo collega quando abbiamo lavorato insieme al Ministero dell'Ambiente durante l'ultima legislatura Prodi, e purtroppo non è più con noi. Allora io sono sicura che Massimiliano sarebbe stato qui con noi per darci il suo punto di vista, e quindi mi dispiace davvero tanto che non sia con noi oggi, che non sia potuto essere con noi. E per questo sono sicura certamente che chi l'ha conosciuto, e anche chi non l'ha conosciuto ma ha saputo del suo lavoro, oggi avrebbe voluto averlo qui con noi, per cui sono certa che un nostro applauso gli farà molto piacere. Allora, ringraziamo infinitamente l'onorevole Paolo Bernini di questa opportunità, e quindi non faccio altro che presentarvi l'onorevole Paolo Bernini, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti e tutte di essere qua. La mia presenza come portavoce parlamentare del Movimento 5 Stelle ha determinato la scelta di portare in Parlamento questi temi ed essere portavoce almeno di 6 milioni di vegetariani e vegani in Italia, e soprattutto di tutti gli animali, senza distinzione di specie e per questo di diritti di cui sono naturalmente portatori. L'antispecismo, inteso come rifiuto di considerare una razza superiore a un'altra, quindi in questo caso la razza umana come superiore alla razza non umana, è la filosofia a cui mi faccio riferimento sia personalmente sia come parlamentare. E la intendo come lotta ad ogni razzismo in favore dei diritti di tutti gli esseri viventi. Quando sono entrato qui dentro, tutti mi chiedevano il perché del mio stile di vita. Perché ho scelto di non mangiare cibi i cui ingredienti erano gli animali, i loro derivati? E perché ho scelto di non indossare neppure vestiti e scarpe fatti con pezzi di animali e di esseri viventi? In questo frangente storico, la vera domanda da farsi è: perché il nostro modello di società, attraverso i media e le istituzioni, ci spinge a mangiare carne e bere latte destinato a cuccioli di altri animali? Vestirci con capi in pelle quando esistono tante alternative a questo modello di vita e sono sempre esistite. Il motivo è semplice. Il modello di società a cui aspiriamo con il nostro stile di vita è mettere fine a un sistema economico basato sulla violenza e sull'ingiustizia, che però frutta un sacco di soldi. E tutto questo non viene visto di buon occhio dall'elite finanziaria mondiale, visto che il modello di società a cui aspirano e che ci propinano è quello del consumo sfrenato. Quindi, più noi andremo avanti con le nostre azioni quotidiane, più dovremo aspettarci un attacco violento e sistematico nei confronti del nostro stile di vita non violento. Però crediamo fermamente di essere nel giusto. Quello che facciamo, oltre a non uccidere e sfruttare esseri viventi non senzienti, contribuisce a eliminare il problema dell'inquinamento ambientale e della deforestazione e aumenta la qualità della salute umana e soprattutto permetterebbe di sconfiggere la fame nel mondo. Con il nostro esempio porteremo il cambiamento in questa società, risvegliando il senso di giustizia e di pace a cui tendiamo da quando l'umanità è su questo pianeta, ispirati da tanti personaggi illustri del passato come Leonardo da Vinci, Plutarco, Pitagora, Gandhi, Einstein e tanti altri. A seguito del fallimento della COP21 di Parigi, il cui grande assente è stato proprio il tema della devastazione causata dagli allevamenti animali e gli effetti che questi hanno per i cambiamenti climatici, oggi più che mai assume valore questo documentario. Denuncia che tutti dovremmo vedere per modificare i nostri comportamenti quotidiani. Sarò portavoce di questi temi che mi stanno molto a cuore e che ci stanno molto a cuore. Grazie a tutti voi per essere qui e grazie a moltissimi che ci seguono in streaming. Riporto una frase di Beppe Grillo che disse durante uno spettacolo e che fa il punto della situazione.
La politica si fa al supermercato, ce l'abbiamo nel carrello, è lì che andiamo a votare tutti i giorni. Grazie. Grazie infinite Paolo. Noi per ragioni di tempo dobbiamo dare un attimo, dobbiamo anticipare un intervento perché Fabrizia De Ferraris, Pratesi, coordinatrice di Equivita, associazione scientifica antivivisezionista, deve scappare, deve correre. Tra l'altro ci dirà anche perché invece Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF, purtroppo oggi non può essere con noi. Grazie Fabrizia, hai un minuto e mezzo. Perché dobbiamo correre. Okay. Beh, io sono molto contenta, molto onorata di essere stata invitata qui, onorata di conoscere di persona l'onorevole Bernini e di vedere quanto è giovane beato lui e quanti anni ha davanti per poter portare avanti tutte le nostre tematiche di difesa dei diritti degli animali. Essere qui mi emoziona molto perché proprio in questa sala, che tra l'altro negli ultimi anni è stata sempre chiusa e dunque non frequentata, che è nata Imperatrice Nuda, l'associazione che io ho promosso insieme al professor Fedi, che qui ho ritrovato oggi, e ad altri amici, e che appunto si prefiggeva di lottare per una tematica molto affine a quella di oggi, che è la lotta contro la sperimentazione animale. Abbiamo messo nello statuto quali sono i legami stretti che ci portano ad essere presenti qui oggi. Lo statuto del Fondo Imperatrice Nuda, che adesso è stato chiamato Equivita per una maggiore facilità di comunicazione. Equivita ha come primo fine statutario di contribuire alla tutela ambientale con il proprio agire sociale, a favore del superamento dell'attuale aberrante visione antropocentrica sul ruolo dell'uomo in natura. Questa visione sta portando allo sconvolgimento degli equilibri naturali, aggravato dall'inquinamento da sostanze chimiche e da prodotti immessi sul mercato, grazie all'alibi della sperimentazione animale. Ci sarebbe da dire tante cose, comunque voi tutti avete seguito, penso, se siete un po' di questo movimento, quello che è stato fatto da Equivita all'interno di Stop Vivisection in questi ultimi anni. È stato un successo colossale di pubblico, di adesione dei cittadini. Siamo stati una delle pochissime iniziative dei cittadini europei a raggiungere il traguardo, superare il traguardo di 1 milione di firme. E anche tutto lo svolgimento della cerimonia, l'audizione, la doppia audizione che c'è stata a Bruxelles è stata di gran successo. Adesso siamo in una fase di contestazione perché la risposta della Commissione non è stata adeguata a quella che era la richiesta dei cittadini che hanno firmato. E dunque se qualcuno pensa che noi ci siamo, come dire, addormentati dopo questo lungo lavoro e faticoso lavoro, si sbaglia, stiamo ancora attivamente lavorando, però meno evidentemente perché dobbiamo usare tutte le poche procedure possibili, come quella per esempio della denuncia al mediatore europeo, l'Ombudsman, del cattivo comportamento della Commissione, e riprenderemo la battaglia ancora più con ancora maggiore forza su altri terreni, per esempio su quello legale, su quello scientifico. Abbiamo in mente di fare un convegno internazionale importante con un giurì che possa dare un giudizio su chi ha ragione e chi ha torto quando si dice che la sperimentazione animale non ha valore scientifico, è una frode scientifica. Ecco, noi continuiamo. Volevo solo precisare. Grazie Fabrizia, grazie infinite per il tuo. Il microfono Fabrizia. Per questi 3 anni. Grazie, grazie infinite e un saluto a Fulco da parte nostra, una buona ripresa. Non è potuto venire, stava male e gli dispiace tanto, ma ha detto di portare i suoi saluti. Grazie infinite. Serena Capetti, attivista di Essere Animali, grazie ai quali siamo qui e possiamo vedere Cospiracy.
Sì, buon pomeriggio, mi chiamo Serena Capretti e sono attivista di Essere Animali, l'associazione che ha curato la diffusione in Italia di Cowspiracy. Vi ringrazio per essere presenti oggi a questo evento, realizzato grazie all'impegno dell'onorevole Paolo Bernini e della dottoressa Ilaria Ferri. A ottobre abbiamo organizzato la proiezione di Cowspiracy in diverse città italiane, un'anteprima nazionale e europea, nella quale abbiamo avuto al nostro fianco il coregista statunitense Keegan Coon. E mai avremmo potuto prevedere un così enorme successo, non solo da parte del pubblico, ma anche da parte dei media, i quali hanno dato ampio spazio alla notizia. Stiamo vivendo in prima persona l'enorme ascesa di questo straordinario documentario, che nasce nel 2014 da un progetto di crowdfunding e che, per l'importanza dei temi trattati e anche per l'ottimo lavoro di regia, è riuscito a catalizzare l'attenzione del noto attore Leonardo DiCaprio, da anni sostenitore di campagne ambientaliste, il quale ha scelto di supportare il progetto diventando produttore esecutivo di una versione rinnovata del film. Infatti, ad un solo anno di promozione, vi è un accordo con la distribuzione digitale mondiale con la piattaforma Netflix e il film è stato diffuso in ben 3 continenti. Cowspiracy si affronta e indaga a fondo l'enorme ma sottovalutato impatto ambientale dell'industria zootecnica. È un film innovativo, ma nessuno prima aveva analizzato e svelato le effettive e devastanti conseguenze delle produzioni animali sull'ambiente a livello globale. Ed è un film coraggioso, in quanto denuncia l'omertà di molte organizzazioni ambientaliste mondiali nei confronti di questo tema. E sono queste le motivazioni che danno forza a questo eccezionale lavoro. Le stesse che hanno permesso la proiezione del documentario con la partecipazione di Kip Andersen, co-regista e protagonista della pellicola, al Parlamento europeo lo scorso 2 dicembre. Un appuntamento importante, parte di un percorso ancora molto lungo, visto il recente documento approvato dalla COP21 riunita a Parigi e salutato, secondo il nostro avviso, con troppo facile entusiasmo. Un'analisi critica non può esimersi dal valutare che l'accordo non mira a ridurre le emissioni, ma punta a far sì che nel 2030 si mantengano a livelli attuali, in modo da contenere l'aumento delle temperature nei limiti dei 2 gradi. E purtroppo sappiamo che questo non può essere abbastanza. E oggi siamo qui per continuare questo percorso proiettando Cowspiracy in un altro luogo della politica, questa volta nazionale, alla Camera dei Deputati. Esiste solo un altro modo per poter assicurare un futuro al pianeta e in questo Cowspiracy è lungimirante perché offre una possibilità di soluzione alla portata di tutti, la scelta vegan, il veganismo come unica sostenibile. C'è un'altra grande questione protagonista del documentario, apparentemente accennata, ma inevitabilmente argomento centrale: le implicazioni etiche che vi sono dietro la produzione di carne e di altri prodotti di origine animale. Una delle principali attività di Essere Animali è la realizzazione di video inchieste all'interno di allevamenti intensivi e di stabilimenti di macellazione. Con l'utilizzo di macchine fotografiche e telecamere documentiamo le condizioni degli animali. Le nostre immagini sono state diffuse dai principali media nazionali e questo nostro impegno è finalizzato a generare un dibattito sociale incentrato sulle conseguenze etiche dello sfruttamento degli animali, una pratica che riteniamo non necessaria. Abbiamo visitato un numero elevato di allevamenti e mattatoi in diverse regioni italiane, abbiamo visto luoghi che rispettavano le leggi vigenti in materia di benessere animale, ne abbiamo visti altri che disattendevano e abbiamo sporto denuncia. Ma in tutti abbiamo visto la stessa cosa, un minimo comune denominatore che un'analisi realista e non emotiva non può tralasciare: la misera vita a cui sono costretti questi animali, la loro chiara sofferenza quando sono rinchiusi per mesi o anni in gabbie, anche se queste sono a norma di legge, i lamenti dei cuccioli appena nati separati dalle madri affinché sia possibile la produzione di latte, la paura che provano durante il trasporto e l'arrivo all'impianto di macellazione, quando solo le scosse del pungolo elettrico spostano quei corpi che sembrano non volere avanzare verso la morte. Immagini scomode perché ci spingono a riflettere su quanto una delle principali cause dell'emergenza ambientale globale sia allo stesso tempo causa di indicibili sofferenze per miliardi di esseri viventi. La soluzione proposta da Cowspiracy offre una risposta anche a questo dilemma morale. La proiezione di oggi è un invito esteso a tutti
e a tutte a riflettere sulle opportunità che questo cambiamento offre. Il documentario dura circa 90 minuti, è in lingua originale sottotitolata in italiano, è un film adatto a ogni tipo di pubblico, non ci sono scene troppo violente, l'unica scena violenta è ripresa all'interno di un allevamento a conduzione familiare di anatre, si capisce quello che sta succedendo, quindi per chi fosse sensibile può distogliere lo sguardo, una immagine che dura pochi secondi. Solo un'altra piccola nota, c'è un'imprecisione di traduzione, si parla spesso nel film di agricoltura animale, che è la traduzione letterale di animal agriculture, per noi si intende produzione animali, ovvero tutto quello che sta dietro l'allevamento e la produzione di carne, quindi allevamenti, vasche per le deiezioni, impianti della lavorazione della carne, imballaggi e quant'altro, e trasporti anche. Quindi concludo dicendo, ecco, che prima della visione del documentario vi mostreremo un breve video messaggio di ringraziamento registrato proprio per l'occasione, per questa speciale occasione, dal coregista Keegan Kuhn. Quindi io vi ringrazio moltissimo e vi auguro una buona visione. Chiediamo cortesemente alla regia di abbassare leggermente le luci, così vediamo il video del coregista Keegan Kuhn. Grazie. Allora, nel frattempo, mentre chiaramente c'è un ovvio problema logistico, non posso raccontarvi barzellette perché non le conosciamo e non è neanche il momento. Eccolo, per fortuna è arrivato. Allora facciamo traduzione simultanea. Questo qua, guarda. Ah, ok. C'è già il binario. Ok, a posto. Vai su, sottotitoli. Allora, qua. Sottotitoli qua. Questo, la rotellina. Sottotitoli. Ok, c'è fatto. Ah, ok. Perfetto. Hello, my name is Keegan Kuhn. I'm the co-director of Cal Sirius. We're deeply honored to have our film shown at the Italian Farmers. It shows us that real change is possible. We want to encourage everyone watching the film to understand that they have the power to usher in a new era of sustainability for all life on this planet. My co-director, Kip Anderson, can't be here with me tonight because he is en route to Brussels for the EU Parliament screening of our film. We're deeply indebted to Sari Animali for helping us organize screenings throughout Italy. I want to thank everyone for watching the film and look forward to a brighter future together. Thank you so much. Perfetto, stoppiamo tutto. Allora, nel ringraziarvi per la vostra intanto già preziosissima attenzione, noi abbiamo l'onore stasera di avere prima della proiezione di ascoltare la storia della mucca Enola. La mucca Enola è una mucca che voleva vivere, che non voleva finire in macello, ed è la storia di una straordinaria creatura, portavoce del mondo bovino, che è un gruppo di selvagge donne hanno deciso di salvare, e ovviamente quando le donne si mettono in testa una cosa, questo obiettivo lo raggiungono inequivocabilmente. Quindi ringraziamo la dottoressa Cinzia Barellaro, etologa, che è la mamma portavoce di Enola, e noi siamo felicissimi che Enola sia non solo per oggi la nostra testimonial, ma sia la testimonial di Paolo, e che sia la portavoce del mondo bovino in Parlamento, proprio per richiedere tutti quei diritti di cui noi siamo certi prima o poi riusciremo ad ottenere per Enola e per tutte le altre mucche, e non solo mucche, che certamente meritano un'altra vita, quella che noi abbiamo regalato a Enola grazie all'aiuto di moltissime persone. Quindi Cinzia ci racconterà, ci farà vedere Enola, che è una mucca meravigliosa. Dopodiché avremo il documentario. Qui. Buongiorno, sono molto lieta di poter qui rappresentare il pensiero della principessa Enola, una giovenca bovina che, come molte altre, è venuta al mondo, è stata sottratta molto presto alla madre, e quindi qualcuno doveva pur fare la mamma per lei. Ha avuto la fortuna di approdare a una fattoria biologica molto bella e molto, molto attiva nella promozione della biodiversità, e in cui ho potuto lavorare in maniera zoantropologica ed etologica assieme ad altre due socie che a me sono molto care. E i proprietari
volontari sono persone molto intelligenti e colte e veramente con grandi qualità empatiche, per cui via via dal 2007 ad oggi hanno chiuso branche dell'allevamento e anche dato ospitalità ad animali in grave stato di difficoltà. Comunque lì viveva un gruppetto di giovenche e nel maggio scorso furono tutte avviate alla macellazione e la mia socia con alcuni pretesti è riuscita a dilazionarne la macellazione di una di loro. E questa bovina malinconica e diffidente ha dunque avuto modo di rapportarsi ai bambini del centro estivo e a riparo della chioma di quella che un tempo era la grande regina della pianura padana, la Quercia Farnia, si snoda la storia della tribù dei bambini e delle bambine e narra un'antica leggenda che una maga diede alla principessa Enola sembianze bovine e da allora lei canti nei muggiti le mille voci dei vitelli e delle vitelle. E immersi nell'ambiente naturale trasfigurato dalla fantasia, le bambine e i bambini decidono di offrire in un secchiello d'acqua l'acqua della vita alla principessa Enola. Ogni giorno chiedono e ottengono di poterla andare a visitare e passando al di sotto delle transenne la tribù è sgomenta. Il mito della forza si complica, Enola è potente ed Enola è gentile, Enola spaventa, Enola è delicata. I bambini fragili si robustiscono accanto a lei e i bambini forti, aggressivi o un po' selvaggi si inteneriscono. E ognuno assaggia qualità d'anima che maturano ora in un giardino molto più vicino casa. Il rapporto affettivo si consolida e diviene molto profondo. Scaduto il tempo di Enola, settembre scorso, ho aperto per lei una pagina su Facebook per chiedere aiuto ad evitarle la macellazione. E per coltivare la cultura dei desideri e delle aspirazioni delle genti bovine e tramite essa intessere rapporti umani nutrienti e ricchi d'arte. Tantissime persone si sono offerte di sostenerla, riscattarla e ospitarla, e salvarle la vita è stato un gesto elicitato dalla conoscenza personale con la principessa Enola. Usualmente si dice che il popolo bovino ricopre il ruolo ecologico della preda ed addirittura i bambini si insegnano a catalogare gli animali in prede e predatori. Come chiamare una componente per il tutto? Come dire quello è sordo, dimenticando in due parole che quella è una persona che fra le mille qualità, attitudini, pensieri, proponimenti, azioni, desideri e caratteristiche ne ha anche una di recepire meno i suoni. Gli occhi del bovino occupano una posizione laterale della testa, sicché il loro sguardo abbraccia il mondo, comprende un campo visivo veramente molto ampio, quasi a 360 gradi, sistema di monitoraggio ad ampio raggio. Le braccia e le gambe dei bovini si sono filogeneticamente trasformate dalla condizione primitiva in cui mano e piede presentavano cinque dita, innalzandosi sulla punta delle unghie per aumentarne la falcata nella corsa. Le unghie robuste, appuntite, il corpo muscoloso, forte, possente, le corna poderose, l'attitudine spiccatissima a tessere profondi legami sociali, ad unire le corna contro gli aggressori, a comunicare, a comporre, chiacchierare litigi, dialogare, modulare nei muggiti e nelle espressioni facciali dialoghi veri e propri, sguardi, orientamenti delle orecchie, posture, posizionamenti della coda e del corpo. La spiccata predisposizione ad inscenare comportamenti altruistici, al tessere legami di amicizia non solo fra membri della famiglia, come nel caso di molti animali carnivori, ma anche fra più clan familiari, a costituire un villaggio molto popoloso ed itinerante che noi, a causa di una miopia etologica, definiamo mandria, non ricordando che la parola mandria definiva all'origine esclusivamente il recinto che conteneva i popoli itineranti erbivori. Ogni parte della conformazione morfologica e fisiologica bovina urla: io non sono una preda. Ogni componente del loro modo di organizzarsi la vita, delle loro strategie protettive dei membri dei clan, raccontano l'esistenza di animali intensamente innamorati della vita, per nulla inclini ad offrirsi in sacrificio.
così come è vero per tutte le specie viventi. Le società bovine sono società complesse, a regime spiccatamente matrilineare. Le signore bovine, riunite in areme, scelgono un consorte toro che le protegga e ami e collaborano fra loro a gestire l'educazione dei loro piccoli, i luoghi di alimentazione e l'andamento della vita familiare. Molti di loro decideranno di rimanere così coesi per tutto l'arco dei quasi 30 anni della loro esistenza. La memoria a breve termine le aiuta nei dialoghi non verbali. La memoria a medio e lungo termine le sostiene nelle scelte del presente, provoca nostalgia oppure desiderio. La percezione del futuro le rende predittive e abili nell'elaborare segnali ambientali e sociali, cercare soluzioni tramite elaborazioni cognitive ed emotive. La struttura cognitiva del pensiero può essere più o meno visibile, più o meno espressa o elaborata. In ogni caso ci accomuna e riconoscerla è un passaggio obbligato delle conoscenze umane. I segni ci sono, le lettere e le parole dei bovini e di noi altri animali non bovini ci sono. Occorre predisporsi alla lettura e alla decodificazione globale. La vecchia etologia è stata un importante transatlantico, ma ora è un relitto obsoleto. Per leggere e decodificare questi segni, questi geroglifici bovini, occorre solcare la moderna etologia, quella della mente e del cuore, come la chiama il professor Mark Beckhoff, erede spirituale e non solo, della primatologa Jane Goodall, fondatrice di questa modalità di approccio all'esistenza delle altrui esistenze. La gestione dell'esistenza da parte dei bovini è tranquilla e seppure non lesinino calci, morsi, rimproveri, liti, per lo più è pacifica, come tutte le società la cui gestione sia prevalentemente affidata alle madri. Sappiamo dagli studi etologici e antropologici quanto potenti siano i caratteri infantili nel raffrenare gli impulsi violenti degli adulti ed in particolare quanto potentemente agiscano le propensioni epimeletiche nelle donne di ogni specie. Anche una farfalla rischia la vita pur di nutrire o deporre le uova in posti nutrienti e protetti per le sue uova, appunto, e i suoi futuri bruchi. Tenuto conto di questa considerazione, non sembra poi così sorprendente che i bovini vengano ridotti in schiavitù e divorati negli affetti, ancor prima che nelle carni, da popolazioni umane a fortissima matrice patriarcale, popolazioni che prima che ai bovini e agli altri animali censurano i pensieri alle loro stesse donne e ai figlioletti. Ed è qui che comincia la vicenda della principessa Enola, su un prato all'ombra di una quercia farnia, in una fattoria biologica che alle querce farnie sta restituendo i territori sottratti dalla civiltà padana. Con le sue contraddizioni, con il suo proteggere la vita, la biodiversità, con il suo togliere anche la vita. I bambini assiepati sull'erba, mescolati alle ghiande, attentissimi, e io racconto la fiaba di Scarpette Rosse di Hans Christian Andersen, che affonda le sue radici nei miti della bellezza, come li chiamavano le tribù dei Navajo. È una bambina vestita di stracci, abita la periferia boscosa di un villaggio e vive di scarti e tozzi di pane, ma ha una passione. Con cura sceglie pezzetti di stoffa rossa, alba e tramonto, papaveri e tulipani vi vivono attraverso le manine, accorte che cuciono e cuciono, attente, instancabili. Ne nascono due scarpette rosse e la bimba sorride, orgogliosa e selvaggia. Ma questa volta non cederà alla trappola d'oro della carrozza della vecchia società che la vuole ligia e ubbidiente, deprivata della sua animalità, creatrice e talentuosa. Non cede alle scarpette rosse di vitalità. Questa volta non acquista le scarpe di pelle rossa che ne soffocano l'anima e la inducano a danzare senza riposo, divorando ogni cosa sul pianeta Terra. Non sarà una società monca ed afflitta. Salvare la principessa Enola è salvare anche la parte migliore di noi stessi. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Grazie a Cinzia e grazie ad Enola. Vorremmo che tanti etologi fossero come Cinzia, portatrici di questi pensieri anche nelle scuole con i nostri bambini. Preghiamo di non allontanarvi, perché non abbiamo finito qui, ovviamente. Quindi, come diceva Gandhi, sì, il cambiamento che puoi vedere accadere nel mondo. Quindi molti di noi già lo sono e molte altre persone non sanno che possono essere e possono rappresentare un reale cambiamento per il pianeta.
Bene, abbiamo tantissimi altri bellissimi contributi. Intanto salutiamo Alessandro Di Battista. Non lo salutiamo invece. Che insieme a Paolo è qui con noi. Ok, sicuramente non ancora, o comunque è una questione. No, vabbè, Paolo fa un lavoro grande non solo dal punto di vista legislativo, no? Ma fa anche un lavoro con noi, anche Mirko Busto. Ognuno avrà il suo percorso, io non è che vengo qua a dire cose false, io c'ho... lo so, ora mi volete mettere un po' a Berlino. No, io sto facendo, ognuno ha pure i suoi tempi, io vedo queste robe, c'è una roba che mi si mangia un po' lo stomaco, forse non ho ancora la forza di prendere determinate decisioni, ce l'avrò, non lo so, pure voi avrete fatto un percorso tutti quanti, non avrete avuto degli step. Esatto. Vi posso dire... Sì, no, certo, vi posso dire che il movimento... Basta, lo so, ognuno... non è un contraddittorio. Vabbè, comunque soltanto grazie a Paolo, Mirko Busto e a tutti voi, grazie. E saluto anche Mirko Busto, che non l'avevo visto, è nascosto e lavora moltissimo per questi temi. Scusate, no. Posso dire una cosa? Perché non va bene far chiedere la patente di vegano a un tuo collega che arriva, non è che deve dire... Sì, okay. Scusate un secondo. No, devo dire, scusate un secondo. Allora, il tema è questo. Io parlo a nome di Essere Animali in questo momento, io sono estremamente contento della presenza di Di Battista qui e lo ringrazio infinitamente di essere venuto. Sono contento perché se una persona giovane che fa politica si interessa di questi temi importanti, non ho alcuna intenzione, diciamo il nostro modo di operare non è quello di chiedere il curriculum alimentare di chi viene, perché non è questo il punto, è cercare di riflettere insieme, tutti insieme. Come dire, sono certo, per come l'ho seguito in questi anni di vita politica, che Di Battista è una persona che comunque è aperto a nuove idee, a nuovi stimoli, ed è questo che dobbiamo cogliere come positivo. Si mangia ancora la carne, è chiaro che personalmente non faccio quello che fa lui, ma non per, anzi al contrario, cioè voglio dire, con chi dobbiamo parlare? Tra di noi parliamo con Di Battista, scusate. Direi anche con Mirko Busto, che si occupa di questi argomenti, anche per il suo, per la sua attività. Mirko, ci vuoi anche raccontare, perché tu sei stato a Parigi, giusto? Quindi sicuramente meglio di chiunque altro ci può raccontare cosa è successo. Vengo lì? Vabbè, a Parigi non si è parlato di queste cose, purtroppo. Nel senso, a Parigi c'era una parte, quella più istituzionale, dove si è parlato solo di energia. Non si è parlato di alimentazione, non si è parlato di cambio di stile di vita, si vive in questa illusione che si possa semplicemente cambiare, come dire, i dati dell'etichetta senza cambiare quello che sta sotto l'etichetta. Il problema è che deve cambiare proprio il prodotto, dobbiamo cambiare lo stile di vita. Non c'è, l'alimentazione è fondamentale, c'è anche il modo in cui ci spostiamo, il modo in cui organizziamo la nostra società. Questa del cambiamento climatico è una sfida enorme. Ci stanno dicendo che il pianeta Terra si scalderà di 4, 5, 6 gradi entro fine secolo. Per l'Italia sono 7 gradi, nel sud Italia sarebbe 7 gradi in media, una cosa che non è compatibile sostanzialmente con la nostra permanenza. Esattamente. Quindi là non si è parlato di stile di vita, si è parlato solo di energia. In realtà c'era una parte esterna dove c'erano le associazioni non governative, dove invece si è parlato anche di quello. Ci sono stati dei seminari che parlano, che hanno introdotto il tema, si è parlato del Meatless Monday, il lunedì senza carne, e la riduzione. In realtà, appunto, il punto è questo. Noi dobbiamo parlare soprattutto alle persone come Alessandro, che non hanno ancora fatto questa transizione. E parlare di transizione, perché, come dire, quello che ha detto lui, e Alessandro, è giustissimo. Ciascuno di noi ha fatto una serie di esperienze per arrivare a questa, se volete, consapevolezza, questa conoscenza, questo cambiamento. Noi dobbiamo dare occasione di esperienza. E per dare occasioni dobbiamo riuscire a parlare con gli altri ed evitare tutti quei muri che spesso finiamo che per provocare. E allora...
Noi abbiamo fatto una proposta di legge semplicissima. Vuol dire, ci sono il 10% della popolazione italiana, 6 milioni, che sono vegetariani vegani. La prima cosa da fare è rimuovere gli ostacoli a una scelta che favorisce il bene comune, la collettività che è l'ambiente e il mondo dove noi abitiamo. Quindi offrire l'alternativa vegana nelle mense pubbliche, tutte le mense pubbliche, scolastiche, carcerarie, ospedaliere, tutte quante. Offrire l'alternativa non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge cultura alimentare, perché ricordiamocelo, noi abbiamo perso cultura alimentare. La dieta mediterranea noi ce la siamo dimenticata in favore di una dieta simile a quella americana, dove i consumi di carne oggi sono a circa 90 kg per anno, per abitante anno, quando negli anni 50 erano attorno ai 30, 35. Quindi l'abbiamo triplicata in pochi anni. La seconda parte è quella di promuovere l'alternativa, promuovere un giorno alla settimana, perché è giusto, un giorno alla settimana è poco, si potrebbe dire, però un giorno alla settimana è un'occasione di cambiamento. Noi dobbiamo cominciare a offrire occasioni di cambiamento. Se tu un giorno alla settimana trovi un tipo di alimentazione diversa, gustosa, salutare, che ti fa stare meglio, queste sono informazioni per la tua vita che ti dicono: posso viverci, sto meglio, faccio stare meglio il pianeta, posso cambiare. E quindi, siccome c'è tutto qua un sistema mediatico di informazione che ti dice non puoi cambiare, è pericoloso, stai attento, poi finisce che troverai dei problemi di salute, ci stanno ripetendo questo ogni giorno, tant'è che basta guardare cosa succede quando c'è un bambino vegano che è stato male su tutti i telegiornali, ce ne sono due di casi, ci sono 1500 bambini all'anno malnutriti, obesi, che mangiano qualsiasi cosa e non si sa niente, non si dice nulla. Quindi c'è un problema, lo so che era un buffo, alla fine era uno solo che aveva avuto qualche problema, bisogna vedere poi per cosa, probabilmente ci sono anche problemi anche genetici, insomma, voglio dire. Quindi quello che voglio dire è che la proposta di legge è una piccola cosa, ovviamente va fatto crescere questo numero, di questo 10% deve crescere, e dobbiamo arrivare a una diciamo, massa critica tale perché si possano prendere delle decisioni più coraggiose, perché oggi questo è un business sovvenzionato, è un business che paghiamo tutti quanti con la politica agricola comunitaria, e forse, dati i problemi che causa alla vita stessa degli uomini sul pianeta Terra, dovremmo smettere di farlo. Io lascio la parola a tutti gli altri, grazie. Grazie Mirko, grazie soprattutto per averci portato la tua testimonianza diretta da Parigi, dove appunto non si è parlato in alcun modo di questo argomento, che invece è il primario argomento di cui evidentemente si sarebbe dovuto parlare. Ci sono tantissimi amici qui con noi. Saluto e ringrazio Massimo Vermüller per essere con noi, che adesso ci racconterà un po' perché il suo contributo è importante e perché questa sua scelta. Ah no, io sto qua. Sto qua. No, intanto vi ringrazio di avermi invitato, perché ringrazio Luca, che attraverso Luca De Bei, collega, ringrazio Ilaria. Non credo di avere cose poi dopo un documentario così sorprendenti, illuminanti da dire, se non portare, ecco, questo sì, magari un'esperienza personale. No, anche perché sai, nella platea dei vegetariani e dei vegani partono piedi di cappuccine, carote, quindi è meglio stare attenti a quello che si dice. Allora, meglio un'esperienza condivisa come se fossimo a un bar. Allora, io, vabbè, semplicemente prendendola in generale, penso che uno dei sensi della vita sia quello di partecipare ai problemi della comunità, i problemi che ci circondano. E prima era appassionante la politica, poi un po' meno, sta a voi riprendere un po' le fila del discorso, e piano piano anche con l'aiuto dei due cagnolini che dopo tanti anni sono venuti a casa con me, io mi sono commosso, è il caso proprio di dire, sono stato molto toccato da vicino dal tema dei diritti degli animali. Ora c'è un libro, per esempio, ecco, questo lo dico per gli Alessandri che ecco, questo è un confronto carino, insomma, parlarne così può essere, perché la cosa bella di questa, ti ringrazio anche di questo Ilaria, di questa platea, è che non è solo fatta da animalisti, perché sennò succede quello che succede spesso nelle assise politiche, no? Che uno si parla, ma la bellezza è esportare un pensiero. Allora c'è un libro, per esempio, altra folgorazione, del professor Settis, che si chiama Riuscirà il mondo a salvare la bellezza, in cui si prospetta che noi facciamo parte tutti di un grande club, di una grande associazione,
che è un'associazione per la vita su questo pianeta, e i componenti di questo club sono gli alberi, l'aria, l'acqua, gli animali e noi. Per cui il momento che si fa del male a un componente di questa associazione, di questo club, si fa del male a tutti gli altri componenti. Del resto, purtroppo, ahimè, la nostra utilità e necessità su questa pianeta, per esempio, non solo non è mai provata da niente, perché lo stiamo distruggendo piano piano. Tra una guerra per interessi, se non cambiamo la testa con gli interessi economici, se non togliamo il Dio denaro da dove sta e lo mettiamo da un'altra parte, non sacrifichiamo tutto a lui, allora petrolio, guerre, armi e tutto quanto, è inutile che stiamo a discutere. Ma non solo per questo, ma basta pensare che se tu togli l'ape al mondo, il mondo muore. Per cui, e poi gli animali, è stato anche sfiorato questo tema, sono inquilini più antichi di noi di questo pianeta, quindi noi non dovremmo avere mai nessun diritto a togliere la vita a loro. Detto questo, mi pare un bel senso nella vita occuparsi della protezione dei più deboli, cioè il fatto che insomma uno possa dire: io da domani mattina, appena posso, poi non è che ve parla Che Guevara qua, io uso Facebook nella maniera più utile possibile, io mi do da fare appena posso, gli animalisti italiani sono amici miei, ho incontrato il giovane onorevole a cui va tutto il mio grazie, finalmente, perché purtroppo una battaglia civica non la puoi fare solo civica, ti serve il politico per portare la tua istanza, no? Allora io ho già detto che se per caso il Movimento 5 Stelle si farà portatore dei problemi degli animali, io ne prenderò atto. Dice: chi se ne frega? No, ma è solo per dirlo, nel senso che spero che siate voi. Allora, dicevo, io appunto il fatto che ti possa occupare di un più debole, che il fatto che esistano, che si possa buttare delle bombe su dei bambini, che esista la fame nel mondo, che esista la corruzione, un altro male del secolo, non vuol dire che i diritti degli animali non abbiano i loro, non abbia come tema, non sia così delicato e così importante. Però è anche vero, sempre parlando al bar di fronte al caffè, che per esempio io dagli animali, non so voi, perché uno così, dicendo così forse sembra matto, è un click che mi è scattato così importante, per cui quello che non ti fa vedere un cibo su un piatto, ma ti fa vedere un cadavere, no? Io addirittura l'altra volta, forse mi vergogno pure a dirvelo, ma siamo fra amici, io ho visto che una tellina dentro un piatto si muoveva dentro una padella che era ormai rovente. Io sono certo che qua, poi forse non ha il sistema nervoso, forse dico una frescaccia, però credo che si muoveva non per ringraziare chi la metteva nella padella, come l'aragosta quando la mettono, quando il cameriere dice: vede, è ancora vivo. No, l'animale soffre né più né meno che noi, è costruito in maniera meno sofisticata. Ma dicevo, io per esempio ho imparato dagli animali, il nostro occhio, se ci fate caso, qualunque occhio di qualunque persona per bene, se lo vedi poi allo specchio dopo tanti anni, si sporca di tante cose, no? Non è più l'occhio del bambino che c'è stato, che è bene conservare, che è stato in te. L'animale questo problema non ce l'ha. Io dall'animale spesso, quando lo guardo negli occhi, imparo la vita, imparo la purezza della vita, imparo quel seme che è stato originario della vita. E volevo concludere pure dicendo, sempre parlando fra amici al bar col caffè, che volevo dire? Ecco, mi sono perso. Scusate, secondo me è importante dire questo, no? Che uno può dire: io non ho fatto un click, non ho fatto cosa, ci devo arrivare, per carità di Dio. Può dire pure, persino in una società libera, io sono libero di decidere di mangiare la carne e io devo rispettare quella libertà, ma non può dire io sono nel giusto, perché la società può dire: me ne frego di quello che c'è, del dolore che c'è dietro quella fettina di carne, ma un mondo che non sarà più costretto a uccidere per mangiare sarà sempre più giusto e più civile di quel mondo che continuerà a farlo. Questo non ci può.
Grazie a Massimo Vermüller. Io molto più semplicemente credo che sia molto utile da parte di chi crede di avere questa grande consapevolezza costruire dei ponti e non dei muri, perché questo penso che sia fondamentale per contaminarci tutti, che è assai importante. E abbiamo Lidia Biondi che deve dirci la sua esperienza. Posso chiedervi la cortesia, visto che siamo moltissimi, di essere un pochino stringati perché i tempi sono molto corti. Mi sentite? Sì. Ma non è facile dire qualcosa di diverso da quello che è già stato detto, perché questo documentario, già ero in crisi prima, adesso lo sono molto di più. Io sono vegetariana da tempo, da un po', anche se sono cresciuta come tutti noi con la mamma che mangia la bistecchina, che ti fa bene, questo lo sappiamo. Non sono vegana, lo diventerò, ma quello che mi ha sconcertato, che mi ha veramente colpito, è questa scoperta che i problemi climatici di cui abbiamo tanto parlato in questi ultimi mesi, il Parigi eccetera eccetera, è per il più del 50% dovuta a tutto questo sistema. Cioè è veramente sconcertante, non so che dire, cioè è talmente agghiacciante il nostro futuro. Poi il problema è che vedo, che temo che sia un problema veramente gravissimo, ci vorranno forse una o due, tre, forse più generazioni per arrivare a completare un'ipotesi di processo di questo genere, perché mi chiedo, il mio dubbio per esempio, se io fossi un allevatore di carne, io ho una ditta che produce carne, quindi ho gli animali, li ammazzo, li vendo, cioè, sotto di me ho tutta una serie di lavoratori che io pago e che quindi hanno uno stipendio e che vivono grazie al lavoro con me. Che succede se noi riuscissimo a far chiudere questa immensa, incredibile catena di situazioni che danno lavoro ad altra gente? Come si fa a affrontare questo problema? Come? Cioè una trasformazione delle aziende. Voi credete che sia facile cambiare la testa dei businessman in questa maniera? Mamma mia, la vedo una guerra lunghissima, che io sono pronta a combattere con tutti voi se mi dite come fare, se non privatamente nel mio piccolo, non lo so. Io, scusate, c'avevo anche una, mi hanno lasciato una testimonianza di un medico che non poteva venire, ho il tempo di leggerla? Abbiamo un attimo una priorità, e la priorità è quella di dare la parola a Luca De Bei, sì, attore, regista, nonché sceneggiatore, e a Daniela Poggi, perché Luca è stato per me, parte con uno straordinario amico di vecchia data, ma uno straordinario, in questo caso, responsabile di quest'opera che io trovo meravigliosa, meravigliosa come Daniela Poggi. Quindi chiedo a Luca e a Daniela Poggi di raccontarci come nasce Anima Animale e come è stato così forte doverlo interpretare, perché io ricordo benissimo di aver visto Daniela e di averla già conosciuta in altre circostanze della sua carriera, e devo dire che invece la rappresentazione di Anima Animale è stata talmente forte che ho visto la trasformazione di un attore, non solo di un'attrice, non solo bravissima, ma come dire, quella testimonianza diretta della voce degli animali che usciva fuori da Daniela in maniera assolutamente impressionante e positiva. Grazie Lidia. Buonasera a tutti, sono Luca De Bei, mi dicono che lì c'è la telecamera in streaming, mi rivolgerò anche lì. Adesso lascio subito la parola a Daniela Poggi. Volevo solo dire velocissimamente due o tre cose. La prima è rispetto alla visione del documentario, che ovviamente lascia senza parole perché non c'è molto altro da aggiungere. Vorrei soltanto fare una postilla al discorso di Massimo Wertmüller, che è andato via, che ha detto: una persona può ancora dire posso, se una persona può ancora essere libera di mangiare la carne, forse, però non può essere libera di schiavizzare, di rinchiudere, di torturare. Una persona può essere libera eventualmente di prendere arco e frecce e di andare a cacciare come si faceva una volta, ma non può, e questo dovrebbe essere illegale, la schiavitù. Una volta un membro del Ku Klux Klan non poteva dire io ritengo che le persone di colore siano da schiavizzare, adesso si può dire gli animali sono da schiavizzare, e questa è la differenza. Non devono essere schiavizzati, non devono essere torturati e abusati, primo. La seconda cosa, velocissima, è qual è il punto?
Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, perché è così difficile per le persone, per la stragrande maggioranza delle persone, non mangiare carne? Qual è veramente il punto? Signori, il punto è uno, una parola, uno dei peccati capitali ed è il più grosso di tutti, la gola. La gola, è semplicemente la gola. Perché devo, perché non posso mangiare la mia bistecca? Perché non posso mangiare il mio latte e il mio formaggio? La gola, signori, la gola. Cioè, in una società tutta improntata al narcisismo, all'egocentrismo, a ciò che ci fa piacere, la gola. È soltanto questo, perché cosa ci vuole a cambiare abitudine? È solo la gola. E questo è da ricordare continuamente, non c'è nessun salto triplo da fare, semplicemente la gola. Ultima cosa, esatto, ultima cosa che anticipa, che prepara la parola a Daniela Poggi è con Anima Animale, questo spettacolo che ho scritto apposta per Daniela. Cosa ho voluto fare? Ho voluto dimostrare attraverso delle testimonianze che tutti gli animali hanno le stesse emozioni, sentimenti degli animali che tanto amiamo, che abbiamo in casa, cani, gatti, qualcuno magari c'è pure degli uccellini rinchiusi in gabbia, questo non è giusto, ma comunque hanno le stesse emozioni. Quindi attraverso delle testimonianze Daniela Poggi ha interpretato galline, mucche, maiali, elefanti, che, e questi sono studi scientifici, è stato dimostrato che provano emozioni, provano paura, provano angoscia, difendono la loro prole, insegnano, imparano e sono intelligenti. Anche questa è la cosa che fa la differenza. Sono degli esseri senzienti, tutti come noi. Grazie. Grazie a Daniela Poggi, vi chiedo di essere brevi e concisi, mi dispiace, ma abbiamo altri interventi. Lo io sarò. Devo rispettare e devo essere cattivissima. Lo sarò, buonasera a tutti, grazie Ilaria per avermi invitato, in un certo senso già conoscevo Conspiracy e non mi ha detto nulla tranne il fatto che chi dice la verità viene punito dalla legge americana, legge antiterrorismo, questo è veramente grave. Io posso dire soltanto una cosa dopo che i miei colleghi Bert Müller e Luca De Bei hanno parlato. Mi farebbe molto piacere che in questa proposta di legge ci fosse una specie di richiesta di par condicio televisiva da parte di tutte le emittenti televisive, perché io sinceramente... a me sinceramente dà molto fastidio, per esempio, quando mi fanno la pubblicità di pezzi di manzo di carne per una specie di ragù e in primo piano sul video mi vedo questi pezzi di carne rossa e quindi carne animale. Allora, io credo che capisco perfettamente che nessuno di noi può imporre la nostra scelta, il nostro percorso, e credo che ognuno lo debba fare. Io l'ho cominciato più di 35 anni fa, quindi ognuno lo deve fare con la sua calma, con i suoi tempi, e rispetto tutti, non voglio assolutamente essere integralista, mi sono già perso un sacco di amici, mi sono perso ormai tutti gli inviti a cena perché nessuno mi invita più. Spesso e volentieri arrivo con il mio trasportino per cui mi porto da mangiare, dico non vi preoccupate, invitatemi, io mi porto il cibo mio, le cose che mi faccio a casa, ma non c'è problema, mi sono anche un po' stufata di cominciare le lotte, ah ma perché allora fai questo, ma perché gli altri fanno questo, ma allora le mucche spariranno, ma sono un po' stanca di portare avanti questo tipo di lotta. Io credo che sia necessaria una formazione, una educazione che comincia dalla scuola, quindi un volere politico del nostro governo, del nostro Stato, di educare i bambini, quindi tutte le istituzioni, le scuole, le famiglie dovrebbero cominciare a conoscere qual è la possibilità di una scelta migliore, arrivarci poco per volta, perché il
cambiare il gusto, la gola, non è facilissimo, lo devi fare poco per volta, e questo è una cosa che sta a tutte le istituzioni, sta a noi come passaparola, sta a noi adulti. Cambiare la mentalità di un adulto credo che sia difficilissima, ma dare un seme verde, buono, etico, morale, giusto in un bambino che ha appunto quello sguardo innocente, io credo che sia la cosa migliore. Quindi per favore, nella proposta di legge par condicio, tanti possono essere i carnivori, ma ci sono anche tanti erbivori, ok? Ci sono tante persone vegane che vorrebbero, come dire, avere un po' più di pubblicità del loro cibo anche in televisione. Grazie. Rispondo velocemente. Purtroppo è un po' difficile fare una proposta di legge per implementare o vietare pubblicità con carni e altro. Più che altro sulla TV pubblica non ci dovrebbe essere la pubblicità, visto che già paghiamo il canone. E il problema è che ci sono grandi interessi e non essendo al governo non riusciamo a far passare nulla. Ad esempio non riusciamo neanche a vietare le pubblicità sul gioco d'azzardo, che è la piaga dell'italiano medio. Quindi per questo bisognerà aspettare 2018, quando andremo al governo. Grazie Daniela. E io condivido quello che dice Daniela, perché la mia attività più bella, quella da 30 anni a questa parte, è quella di fare il lavoro nelle scuole, quindi condivido assolutamente, sono semi che germogliano e germogliano automaticamente, come Cinzia sa e annuisce, perché lavorando con i bambini questo è quello che accade. Siamo tantissimi, tra poco inizieremo la parte scientifica, quindi anche Bruno, e vogliamo un pensiero da parte di Loredana Cannata, che in prima persona sì. Si spende per gli animali da tanto tempo e con grande impegno e anche con grande passione. Grazie, sì, buonasera a tutti. E un grazie all'onorevole Bernini e all'Associazione Essere Animali, perché comunque parlare di queste cose in un ambito istituzionale è già un grande successo. Io credo che i 5 Stelle si siano già più volte mossi per gli animali, li ho incontrati a Casaccia per cercare di liberare le scimmie. Avremo, ricordo, sabato un triangolare tra la Italiana Attori, gli animalisti italiani, appunto i rappresentanti dei 5 Stelle, per sostenere i cani dell'Abruzzo, che ricordiamo affronteranno un inverno molto duro. Io vengo da Parigi, sono stata anche a Parigi, non nella parte istituzionale, non nella COP21, ma nella Coalition 21, e devo dire che anche lì si è parlato pochissimo di scelta vegana, di alimentazione. Io giravo col mio cartello perché il mio intento era veganizzare il movimento climatico, dicendo che un attivista ambientalista non può che essere vegano, per essere coerenti. Quindi vengo proprio da questo, e devo dire che, così come Al Gore aveva osteggiato uno degli intervistati, Naomi Klein, durante una sua discussione dal palco, vide il mio cartello, e dicendo sì, che comunque la scelta vegana è assolutamente condivisibile, non bisogna creare divisioni, perché ci sono i pescatori sull'isolotto dove non possono coltivare, e che quindi parlare di scelta vegana nel movimento climatico può creare delle divisioni. Ecco, è una cosa assurda. Ma voglio essere breve, non dico niente sul fatto degli animali, perché ovviamente sono la prima scelta, però quello che voglio dire è che ho cominciato a diventare vegana nel giro di 3 giorni, ho fatto questa scelta per una questione spirituale, e per me la questione spirituale è metafisica, è scientifica, perché finalmente gli scienziati ci stanno dicendo come noi siamo delle energie, dei campi elettromagnetici, esiste la telepatia, fanno finalmente esperimenti sulla telepatia, sull'intelligenza, la memoria dell'acqua. Quindi quello che voglio dire è che dobbiamo, come dire, guardare oltre e creare finalmente, siamo ad un bivio, siamo l'ultima generazione che può salvare il pianeta con questo, se riusciamo a contenere il cambiamento climatico. E quello che abbiamo davanti è un bivio molto chiaro, molto netto, tra un mondo fatto di prevaricazione, di violenza, è un mondo fatto di compassione, di spiritualità, di bene. E, come dire, molto ovvia la scelta, purtroppo è molto difficile, ma dobbiamo farla tutta. I politici hanno il loro compito, molto importante, ma anche noi cittadini. Insomma, siamo tutti... scusatemi, mi emoziono sempre quando... Sorry.
Però su questa terra abbiamo davvero tutti la possibilità di scegliere tra vivere come indifferenti, delinquenti o degli eroi. Ognuno ha questa possibilità, noi cittadini come voi politici, e questo mondo lo cambiamo solamente tutti insieme. Grazie a tutti i presenti, davvero. Grazie Loredana. E scusami Vanessa, una battuta al volo, così spezziamo il, come dire, non l'argomentazione ma l'approccio. E volevo una battuta da Irene Benassi, che è una giornalista di Rete 3, tra l'altro molto attiva sui temi ambientali, perché è una, posso dire, no, vecchissima giornalista, pare bruttissimo, ma grande esperienza. Però insomma, poi una grande infatti esperienza corrisponde anche a verità. Ci conosciamo da tanto con Iliara, da quando io avevo cominciato a lavorare in televisione e un po' su questi temi. Intanto, cioè, cambiamo approccio, perché io confesso subito di non essere vegana, aspiro, e prima o poi lo diventerò, spero che non per questo ve la prendiate, e anche no, e penso anche che sia stata detta prima una cosa molto importante da Mirko Busso. La cosa fondamentale, oltre all'educazione, oltre a tutte le cose che si sono dette, oltre alla teoria, oltre alle convinzioni, oltre all'ispirazione, oltre alla passione, è anche quella di rimuovere gli ostacoli pratici. Io perché non sono ancora vegana? Perché è molto difficile, viaggio molto per lavoro, sono sempre in giro, eccetera, eccetera, e quindi diventa complicatissimo anche portarsi il proprio pacchettino alle cene. Non lo faccio, mi basta un piatto di pasta e va benissimo lo stesso. Però questa penso che dovrebbe e potrebbe essere una delle cose fattibili da proporre, e che forse già sta un po' accadendo, perché i vegetariani, io l'altro giorno sono passata davanti a McDonald's e fanno l'hamburger vegetariano. Ora McDonald's qui è come bestemmiare, però per dire qualcosa sta succedendo. Al bar della Rai fino a qualche anno fa il massimo era un panino prosciutto, pomodoro e mozzarella, adesso esistono i panini vegani senza niente, a forza, non è naturalmente merito mio, però a forza di chiedere, a forza di pensare, a forza di provare. La cosa per cui vi ringrazio molto è perché la politica finalmente si sta occupando di questi temi, e come diceva Müller, se il Movimento 5 Stelle si farà promotore di queste battaglie ne prenderò atto, e non credo di essere l'unica, credo che molti ne prenderanno atto, perché questo è un tema che manca, e manca nella difesa dei diritti dei più deboli, dei diritti di quelli che sono senza parola, senza forza, senza nessun difensore. E poi penso che un'altra delle questioni fondamentali sia che è impossibile, come dicevi tu, che sia ancora legale schiavizzare, come un tempo era legale schiavizzare le persone di colore, come un tempo le donne non avevano il voto, come un tempo i bambini lavoravano nelle fabbriche. Per me che esistano gli allevamenti intensivi è esattamente la stessa cosa. Lavoro in televisione, un'ultima cosa che vi volevo dire, purtroppo in televisione però è difficilissimo parlare di questi temi. Non ho mai avuto censure dirette, ci ho provato, l'ho fatto tante volte, in alcuni casi siamo riusciti a farlo, è difficilissimo perché c'è poco perché non fanno ascolto. Ecco, è terribile dirlo, però è la verità, ve lo dico. Siamo riusciti a parlare di carne, entrare dentro un allevamento intensivo solo adesso che l'OMS ha detto che la carne fa male. E allora siamo riusciti per una settimana a parlare di carne, questo è il massimo che siamo riusciti a fare, ma non ci fermeremo, ci continuiamo a provare. Grazie infinite Irene. Ci ha raggiunti Nello Ciampolillo, che è Lello, scusate, senatore vegano, quindi è un altro del Movimento 5 Stelle ovviamente, quindi facciamo questa pausa prima degli scienziati che grazie, nonché filosofi. Sì. Sarò breve, intanto sono, lo dico così magari può essere utile per chi ci sta già pensando. Ah sì, grazie. Sì. Ecco. Dicevo, io sono vegano ormai da quasi 5 anni, ero vegetariano e non avevo notato praticamente nessun miglioramento. Invece nei primi 20 giorni da vegano il mio corpo è completamente cambiato, la mia qualità della vita istantaneamente, ho smesso di subire i mal di testa che portavo avanti da 25 anni. Questo in 20 giorni è stato qualcosa di incredibile, vegetariano non era servito a nulla. Parlo della mia esperienza, ovviamente questo non significa che possa valere per tutti, però io non uso più farmaci.
farmaci, e questo è già un altro vantaggio, io a casa non ho il cassetto dei farmaci, prima ce l'avevo, e questo è un dato importante. E, volevo fare due riflessioni brevissime con voi. La prima, mi volevo agganciare al discorso dell'OMS. Quando ho sentito il messaggio dell'OMS, c'era qualcosa che non mi convinceva, e cioè l'OMS ha dato questo messaggio, cioè le carni lavorate, mangiare le carni lavorate fa male. Allora, soprattutto per chi ha smesso di mangiare carne, ma non sono il solo, chiedete a tutti quelli che hanno smesso di mangiare carne, ho detto anche cadaveri di animali, perché la chiamiamo carne, speck, bacon, ma in realtà è un cadavere di animale. E l'OMS cosa ha detto? Quello che tutti si volevano sentir dire, cioè chiedete ai vostri amici, parenti, cugini, conoscenti, tutti vi diranno: io mangio poca carne, la mangio una volta alla settimana, la mangio anche due. Allora l'OMS ha fatto una cosa grandiosa, cosa ha detto? Quello che tutti si volevano sentir dire. Dice, ma hanno messo un vestito che sta bene a tutti, ognuno ha interpretato come credeva meglio e ognuno ha detto, caspita, ma io già lo faccio da un anno, già lo faccio da due anni, ma ci voleva l'OMS? Ma allora io sono a posto, sono in una botte di ferro, io la mangio la carne una volta alla settimana, massimo due, poi vai a vedere, non è neanche vero, ma anche se fosse così una volta due, hanno dato un messaggio che va bene a tutti, perché qual era il problema? È che molta gente sta passando l'alimentazione vegana, questo è per i produttori di carne, per le lobby del latte, della carne, tutto quel meccanismo che c'è dietro, tutta l'industria, hanno dato questo messaggio che è fantastico, cioè hanno bloccato chi magari stava meditando di passare all'alimentazione vegana. È stata una genialata che hanno fatto e ha funzionato, perché le persone che magari pensavano di passare all'alimentazione vegana si sono fermate e hanno detto: è fantastico, l'OMS, io sono avanti, l'OMS è arrivata dopo, io lo faccio già da un anno, due anni. Un po' come provate a chiedere: ma quanti farmaci usate? Il 99% delle persone, degli vostri amici, vi dirà che non li usa, negano tutti di usare farmaci, però a casa ce li hanno. E un secondo messaggio che volevo lanciare brevemente è la disinformazione che c'è su questo, ma è una disinformazione di tipo controllato, e vi do proprio una prova provata, io sono certo di quello che dico. Un mesetto fa, un mese e mezzo, l'avrete sentita in tanti perché è una notizia che è stata rilanciata sui social, e cioè quella di quel famoso bambino vegano di un anno di Belluno che era ricoverato in condizioni gravi perché la mamma aveva scelto di svezzarlo con un'alimentazione 100% vegetale. Bene, io non ho creduto a questa notizia, per me non poteva essere vera questa notizia. Allora cosa ho fatto? La cosa più semplice del mondo. Ho telefonato, ho fatto una ricerca, ho visto qual era la fonte della notizia, che era il Gazzettino di Belluno. Editore, credo che sia, non credo di sbagliarmi, Caltagirone. Allora ho telefonato al Gazzettino di Belluno, ho detto: buongiorno, vorrei parlare con il giornalista che credo si chiamasse Tibolle, Tibale, qualcosa del genere, un nome simile. E ho detto: posso parlare col giornalista? Me l'hanno passato. Gli ho fatto un paio di domande per capire, ho detto: mi scusi, mi faccia capire, questo bambino sta male, è ricoverato all'ospedale di Belluno, notizia di questa mattina che rimbalza sui social, perché svezzato con alimentazione vegetale? Alla seconda domanda lui mi ha detto testualmente: io adesso non le so rispondere con certezza perché io non so bene cosa significa alimentazione vegana. Questa è stata la risposta del giornalista, ho detto: va bene, ho capito tutto, e ho telefonato al famoso ospedale di Belluno. Ho chiamato, ho chiesto di parlare con il reparto di pediatria. Io non credevo a quella notizia, però volevo essere certo. Innanzitutto per sapere questo bambino se stava male e come stava, la cosa più importante. E poi ho telefonato e ho parlato con il reparto di pediatria. Mi ha risposto una dottoressa che era un po', tremava un po', e mi ha detto: il primario mi ha detto che non posso dare informazioni. L'unica notizia che le posso dare è che il bambino non è qui. Ho detto: ma sta bene, è tornato a casa? Non le posso dire altro, il bambino non è qui. Ho chiuso, ho richiamato il centralino, mi sono fatto passare la direzione sanitaria. Dopo un po' di telefonate mi ha richiamato il dottor Tanzella, direttore medico della direzione sanitaria, che mi ha detto testualmente: il bambino non è stato qui da noi a fine giugno, inizio luglio, è stata una decina di giorni, quasi due settimane. Ma non è adesso, quindi è una notizia vecchia, invece l'avevano il Gazzettino di Belluno, l'aveva spacciata per notizia del giorno. E la notizia è, ho chiesto: ma il bambino ha avuto problemi perché è stato svezzato con un'alimentazione vegetale? Il dottor Tanzella mi ha risposto così, ha detto: no, è semplicemente un problema di svezzamento che hanno tanti bambini, ma non è legato all'alimentazione vegetale. Ok, io gliel'ho chiesto tre volte di seguito, ho detto: mi perdoni, io le rifaccio la domanda perché magari potrei aver capito male. Gliel'ho fatta 3-4 volte in 3-4 modi diversi. Mi ha garantito, dottor Tanzella, quindi la notizia era falsa, rilanciata da un giornale locale e poi rimbalzata sui network, cioè sui social network. Allora,
mentre io facevo questa telefonata su Radio 24, Cruciani, al grido di, lo metto tra virgolette, di come mi stanno sul cazzo i vegani, ho la registrazione, e lui rilanciava questa notizia e si lanciava e si scagliava contro, soprattutto non solo su chi sceglie un'alimentazione vegetale, ma addirittura contro quelle persone scellerate, quei genitori scellerati che la danno ai loro figli. E allora mi hanno chiamato, degli amici mi hanno chiamato e ho detto guarda che stanno dando questa notizia. Ho telefonato, sono intervenuto in diretta, mi sono presentato e ho detto guardi Cruciani, io non ho nulla, semplicemente volevo dare una notizia vera. Cioè, ma Cruciani ha detto la danno tutti i social network. Ho detto va bene, non ho capito, non è che è una notizia falsa se la dicono in tanti diventa vera, no? Quindi Cruciani a questo punto si è arreso, si è dovuto arrendere e ha chiuso la telefonata. Io ho detto guardi, io ho sentito, ma il medico ha detto, il giornalista, ho detto guardi, ho parlato io con la direzione sanitaria, la notizia non è vera, me l'hanno detto quelli del, ho detto a parte lasciamo stare il giornalista che non sa cosa significa vegano, quindi non so cosa abbia potuto scrivere. La notizia buona è che qualche giorno dopo, sempre da Cruciani, si parlava ancora di alimentazione vegana, un ascoltatore ha chiamato, ha ricominciato la stessa storiella e finalmente Cruciani ha detto vabbè, però queste notizie dei bambini vegani prima di darle bisogna verificarle, quindi un passo l'abbiamo fatto avanti e questo mi fa piacere perché parliamo comunque di una radio nazionale come Radio 24 del Sole 24. Quindi concludo con l'invito, pensateci, l'alimentazione vegetale non ha mai fatto male a nessuno, io non ho mai sentito dire nessuno, cioè vi dicono sempre la carne la puoi mangiare al massimo una o due volte a settimana, non ho mai sentito dire la frutta e gli ortaggi li potete mangiare mai al massimo una o due volte a settimana, quindi il messaggio è chiaro, basta insomma informarsi e soprattutto chiedere a chi ha già provato e chi ha già passato l'alimentazione vegetale. Grazie. Grazie infinite, grazie. Grazie ancora. Passiamo, non vedo Ati Safavi che noi aspettavamo e siamo anche preoccupati perché aveva avuto conferma del suo arrivo, è l'ideatrice e fondatrice del Ristoveg Dudit che è a Padova e ci dispiace che non sia qui con noi e per questo passiamo quindi al mondo scientifico transitando per lo sport. Alimentazione nonché forma fisica strepitosa, perché io vorrei come dire dare alcune informazioni su cui chiaramente poi Maurizio Falasconi, trainer preparatore atletico vegano e per i vegani qua. Perché io ho delle informazioni importantissime da darvi. Per 6 volte Ironman Triathlon è stato un vegetariano di nome Dave Scott, mi risulta che Miles, inglese vegano, è stato per 10 volte di seguito campione del mondo dei tennis nei primi anni del Novecento. Ha scritto numerosi libri riguardo l'alimentazione, la dieta e la forma fisica. Nonché Martina Navratilova ha vinto il suo 167esimo titolo in Australia all'età di 47 anni da vegana. Emil Deriaz, campione mondiale di tiro alla fune vegano. Maurizio Zanella, scalatore di montagne senza attrezzi, al pari di Enzo Maiorca e della figlia vegetariani, per non parlare di Pietro Venturato che ci risulta essere tra l'altro anche un culturista, quindi come dire i muscoli non ci mancano, nel nostro piccolo ognuno ha fatto il suo da sportivo, ma sicuramente Maurizio ci racconterà come tutto questo è possibile essere sani eppure belli, quindi vogliamo sapere. Ti ringrazio, sembra lo slogan di una trasmissione televisiva, ma non lo è. Io che devo fare? Mi devo girare? Devo dare le spalle a voi? Ok, perfetto. Allora, in realtà la lista degli sportivi vegani che hanno ottenuto risultati straordinari è molto più lunga. Io sono vegano da 4 anni e da circa un anno sono membro del comitato scientifico di AssoVegan e coordinatore nazionale del comitato sportivo. Nelle varie conferenze alle quali vengo chiamato un po' oramai in tutta Italia mi occupo proprio di questo, cioè cercare di fare innanzitutto informazione in merito alla possibilità che esiste di abbinare un'alimentazione esclusivamente a base vegetale e l'attività sportiva, qualsiasi tipo di attività sportiva. Possiamo dedicarci ad un'attività diciamo orientata prevalentemente all'endurance, quindi ad attività di lunga durata, come anche ad attività basate esclusivamente su gesti di forza e di potenza, come ad esempio il bodybuilding. L'alimentazione a base vegetale permette di fare qualsiasi tipo di attività sportiva. E quello che faccio nelle mie conferenze è proprio questo, partire da quella che è un po'
la madre e quelle che sono, che costituiscono le linee guida in tema proprio di alimentazione e sport, per poi passare attraverso casi pratici di campioni acclamati, insomma conosciuti da tutti, fino ad arrivare a persone normalissime come me e come tanti miei amici, che riescono tutti i giorni quindi ad effettuare questo abbinamento tra alimentazione vegana e sport. L'aspetto particolare che posso portare oggi a così condividere con voi è quello che mi ha portato ad effettuare questo tipo di scelta. Io il mio sport di riferimento è stato il calcio per 28 anni, sono stato un calciatore prima professionista, poi dilettantista. Sono un allenatore, un preparatore atletico della FIGC, ma sono anche un personal trainer ed un formatore della Federazione Italiana di Pesistica, quindi uno sport dove l'impegno muscolare è abbastanza significativo. Cosa è successo? Che quattro anni e mezzo fa, perché parliamo di luglio del 2011, ho subito un intervento chirurgico, diciamo di routine, perché avevo il legamento crociato anteriore rotto a causa dei tanti anni di sport. Ora non so se a qualcuno in questa sala è già capitato, ma io dopo 41 anni, per la prima volta nella mia vita, sono entrato in un ospedale non come visitatore ma come paziente. Il problema è stato che l'operazione, che in sé è un'operazione, diciamo così, abbastanza semplice e che ti obbliga a stare un giorno ricoverato presso la struttura, nel mio caso ha comportato un ricovero di 28 giorni. 28 giorni nei quali io sono stato operato, quindi sono finito in sala operatoria ben 4 volte, perché prima ho contratto una artrite e una flebite, una tromboflebite all'arto operato, poi non si sa bene per quale strano motivo ho contratto un'artrite settica, un'infezione batterica pericolosissima. Nel mio ginocchio era finito l'enterococco fecalis, un batterio che sta nello stomaco. Quindi chiaramente non era a causa di una mia responsabilità. Che cosa succede? Che nell'arco di questi 28 giorni, come dicevo, subisco 4 interventi chirurgici di sala operatoria, 4 anestesie, morfina a non finire, antibiotici che non vi dico. La faccio breve. Sono uscito dall'ospedale per miracolo, perché prima ho rischiato l'amputazione dell'arto e dopo ho rischiato proprio la vita. Sono stato 15 giorni in completo isolamento. Mi sono miracolosamente ripreso. E sono uscito però che ero completamente un'altra persona, sia dal punto di vista fisico, perché pesavo 12 kg in meno di adesso, che dal punto di vista emotivo, perché ero per la prima volta nella mia vita caduto in una depressione clamorosa. Il mio fisico, che mi aveva sostenuto durante 41 anni, la mia arma, se mi consentite il termine, era diventato il mio punto debole. E le cose non succedono mai a caso. Mi sono imbattuto in un testo, in un libro, perché mi sentivo una farmacia ambulante, ma veramente una farmacia. Ho subito trasfusioni di sangue, emoglobina a 5.6, insomma ero veramente più morto che vivo. Ho deciso di acquistare un libro che non conoscevo e che non avevo mai visto fino al giorno prima, ed è stato The China Study, con tutti i limiti e le critiche che oggi io, per mia cultura personale, ho deciso di conoscere. Però a me The China Study ha cambiato la vita, mi ha fatto vedere l'altra faccia della medaglia. Attraverso questa lettura, attraverso la consapevolezza che acquisivo giorno dopo giorno, ed anche attraverso la possibilità di ritornare a fare quello che avevo sempre fatto, ovvero utilizzare il mio fisico nella maniera che a me più piaceva e che era più consona per le mie caratteristiche, io nel giro di 6 mesi circa ho ripreso il mio peso. Ho ripreso a fare tutto quello che facevo prima ed in più ho migliorato nettamente alcune problematiche che mi portavo appresso. Non ho mai sofferto di nulla di particolare, però le influenze, i mal di gola, i raffreddori. Io oggi percepisco una reattività del mio sistema immunitario nettamente superiore rispetto a prima. Io sono cresciuto veramente in maniera carnivora, non onnivora. Perché per fare sport, ripeto, il calcio o il mondo delle palestre, immaginatevi, oggi io entro dentro con il cartello proprio attaccato come
succedeva a scuola quando ti scrivevano somaro, io entro dentro con la mia maglietta da vegan. Cioè tutti oggi sanno che sono vegano, però mi vedono mentre mi alleno, oppure sono seguiti da me nei miei allenamenti, e poi mi vedono mentre mangio e sono diventato un esempio. C'è chi ti segue, chi chiede, chi ti guarda ancora un po' con circospezione perché magari pensano che io sia un dopato, e questo, ripeto, il percorso che ho fatto io è stato completamente all'opposto, non tollero in minima parte nessuna sostanza dopante, però la mia esperienza alla fine mi ha portato a fare questa scelta. In questo contesto mi sento, non dico fuori luogo, però io sono diventato vegano per un motivo egoista mio, per un motivo di salute, 4 anni fa. Oggi, anche se dovessi scoprire che vivrei 10 anni in meno da vegano, non tornerei mai più indietro, mai più. Oggi sono vegano principalmente per motivi etici. Grazie infinite Maurizio. Passiamo la parola a Michela Pettorali, medico veterinario vegano e non solo, cofondatrice dell'associazione Galline in Fabula, che adesso ci racconterà la sua esperienza personale, e poi abbiamo Leonardo Caffo, filosofo, e Bruno Fedi e un altro paio di belle cose da dirvi insieme alla nostra biologa della conservazione. E quindi abbiamo ancora 2 o 3 cose, poi se volete abbiamo delle robe internazionali, ma mi sa che non ce la faremo mai. Michela, grazie. Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Paolo Bernini, che non so dove è andato a finire, e la dottoressa Ilaria Ferri per avermi invitato a dire un po' quello che pensavo. Allora, più che della mia storia dell'essere vegana, vi vorrei dire alcune mie considerazioni guardando questo film, più da veterinario che da vegano, da animalista o da attivista. A me sciocca vedere gli allevamenti industriali e qualsiasi tipo di allevamento dove gli animali vengono comunque reclusi, e mi considero, ovvero considero la mia il mio lavoro, chi fa parte della fascia di professionisti di cui faccio parte io, veterinari, dei corresponsabili di tutto quello che sta succedendo agli animali d'allevamento in qualche modo. Praticamente noi siamo degli aiutanti, dei tecnici aiutanti degli allevatori, e andiamo lì a mettere delle toppe quando gli animali hanno dei problemi dovuti semplicemente a quelli che sono i metodi di allevamento, anche perché il veterinario, cioè i miei colleghi veterinari che si occupano degli animali dei santuari, animali che bovini, che vivono anche 20 anni, non sanno come curarli, perché non si sa niente della malattia del bovino adulto, del bovino che va in là con l'età, del bovino anziano. Sappiamo solo le malattie del bovino d'allevamento, per quanto riguarda il rumine o per quanto riguarda un problema tipo la vacca a terra, come si è visto nel filmato. Un po' la figura del veterinario d'allevamento mi fa venire in mente quei 2 allevatori che dicevano: noi amiamo gli animali e li macelliamo. Questo mi fa venire in mente, e mi diciamo che per certi versi a volte mi vergogno di essere un veterinario. So che ci sono 2 colleghe qua, sì. Ma diciamola così, però diciamo che comunque... Sì, allora c'è da fare anche un altro tipo di considerazione. C'è tanto lavoro da fare, c'è da fare un altro tipo di considerazione, o meglio, che io, che mi considero un medico veterinario, ovvero che curo gli animali, non voglio essere assolutamente paragonato e complice a un medico che non è medico, che va nei macelli o che va negli allevamenti, perché quello è un tecnico, non è un medico. Quindi da questo punto di vista, tra virgolette, allora brava, hai fatto bene a dirmelo, mi vergogno di essere chiamata veterinaria, perché è tutto un gran minestrone, è tutto un gran mescolone. Un medico veterinario, infatti, è questo che voglio dire. Per questo da una parte mi rivolgo ancora a Paolo, a chi fa le leggi, a tutto il resto, sarebbe opportuno rivedere un po'
tutto quello che è la formazione dei medici veterinari. Sarebbe una cosa grandiosa da fare, speriamo insomma di riuscirci trovando colleghi che hanno voglia di insomma andare avanti con questo tipo di discorso e di progetti. Grazie a tutti per essere stati qui e per aver ascoltato queste due parole. Qua con noi c'è anche una consigliera regionale, Simona Nicolò del Movimento 5 Stelle, ci fa un saluto veloce. Grazie Paolo, grazie Ilaria e a tutti gli organizzatori, perché è davvero importante questo evento, è davvero importante per noi non vegani che questi strumenti, questo documentario meraviglioso ci aiutano tantissimo e preghiamo anche voi di aiutarci in questo percorso che non è semplice. Volevo semplicemente dire all'amica Benassi, la signora giornalista, che il Movimento 5 Stelle si è già avviato in questa direzione, già da tempo, da quando è nelle istituzioni. In regione abbiamo fatto innumerevoli accessi agli atti sul benessere animale, a tutte le varie ASL, e abbiamo presentato già 4 proposte di legge su questo tema, sui cimiteri per gli animali, le dog beach, su randagismo e canili, e un testo unico sugli animali che è da rivedere, però comunque l'intenzione c'è. Poi Paolo sta portando avanti per tutti noi delle battaglie meravigliose insieme a Mirko, a Lello e insomma a tutte queste bravissime persone, e sempre con il vostro aiuto anche dei media speriamo insomma di andare avanti su questa strada in maniera anche molto rumorosa, lo speriamo davvero. Grazie a tutti. Grazie Silvana. Grazie Silvana. Leonardo Caffo, filosofo che quindi più saggiamente di tutti quanti noi farà il quadro, farà la quadra, anzi direi la quadra di questa cosa. Mi devo girare, ok. Cioè là devo guardare. Vabbè, siamo più intimi di prima, io sarò breve davvero io, senso, ti faccio 60 secondi da adesso. Io avevo già visto questo documentario, non mi piace per nulla questo documentario, credo che non colga il punto in nessun modo e credo sia soltanto figlio del fatto che l'unico modo che noi abbiamo di pensare agli animali è rimanendo all'interno del nostro recinto antropocentrico totale in cui non riusciamo a spostarci in nessun modo. E essere animali fa un grande lavoro a portarlo in giro, perché lavora nel mondo della contingenza, quindi deve fare a modo che anche gli esseri umani capiscano che cosa si provi ad essere un animale. Il problema è che finché noi la giriamo sulle nostre usanze alimentari, su quello che deve cambiare di nostro, piuttosto che sul futuro del pianeta. Futuro del pianeta in realtà è un falso problema, io vi do questa incredibile notizia. Il futuro del pianeta è un falso problema perché quando noi scompariremo il pianeta si sistemerà abbastanza rapidamente. Io vi invito a vedere che cosa è successo a Fukushima o ovunque sono state delle catastrofi naturali, delle catastrofi artificiali che poi hanno lasciato spazio alla natura. È incredibile la velocità con cui la natura riprende il suo posto. Quando noi parliamo di futuro parliamo sempre solo del nostro futuro, questo è il falso gioco che noi stiamo facendo. Non ve lo do come informazione, diciamo così, di colore, parliamo sempre solo del nostro futuro, perché non riusciamo a spostarci dal centro. Questo è un buon documentario nella misura in cui non vogliamo rimanere nel centro ma guardarlo un po' più di lato. Io credo che dobbiamo imparare a vivere in periferia, se no non capiremo mai che cosa si prova ad essere un animale. E quando noi proviamo a metterci nella mente di un altro animale, la nostra mente è davvero del tutto inadeguata all'impresa. Se voi vi chiedete che cosa si prova a essere un maiale, non la sapete la risposta. Io vi do... No, non basta viverci insieme, questa è una cazzata, ve la do come consiglio. E il problema è che quando un maiale sta... Siccome stasera ne ho ascoltate tante, adesso voi ascoltate le mie. E quando davvero voi provate a comprendere che cosa si prova a stare all'interno di un mattatoio, la vostra mente è inadeguata all'impresa. E finché noi la spostiamo sulle differenze di consumi, sulle leggi che dovremmo fare, su quello che dobbiamo fare noi per continuare ad avere la posizione retta su questo pianeta, davvero non cambierà niente. Io ho il lusso di non dover cambiare queste cose in Parlamento, sono contento che qualcuno proverà a farlo, mi fa piacere e via dicendo, però vi invito davvero a provare a mettervi nei panni di qualcosa che sia diverso da voi, non a capire che potete aiutare qualcun altro, ma che cosa si prova ad essere
quel qualcuno che dovrà essere aiutato, che è una cosa completamente diversa, è un puro esercizio di stile, non è che vi chieda più di tutto ciò. Se voi provate a fare un esperimento mentale di questo tipo, vi assicuro che la differenza sarà totale e completa, perché davvero solo coloro che sono in grado di mettersi nei panni degli altri possono cambiare qualcosa, e non si ci mette nei panni degli altri spostando tutto l'asse sui consumi e tutto l'asse sulla personalità che dovrà cambiare qualcosa. C'è un mondo sommerso che non è quello dei consumi, ma è quello dei consumati, e di cui si parla davvero pochissimo. E quello è il percorso da prendere, e non abbiamo neanche iniziato. Questo non è un inizio, queste sono le condizioni di possibilità affinché qualcuno tra 100 anni potrà cominciare questo lavoro che non abbiamo iniziato. Mi rendo conto che è impopolare, ma dopo un po' ero stanco. Grazie. Ok, io... mi spiace, ma vi saluto perché tra 20 minuti ho il treno, quindi ringrazio tantissimo l'onorevole Bernini e Ilaria Ferri per averci dato questa possibilità e per aver mostrato questo straordinario lavoro, e ringrazio voi tutti per aver partecipato, e speriamo... Okay. Scusa, una piccola... e brevissima aggiunta, ovviamente ringrazio anch'io, e intanto ci sono mondi futuribili, però volevo segnalare, visto che siamo in una sede istituzionale, abbiamo qui un parlamentare, che il governo ha presentato un emendamento alla legge di stabilità che prevede incentivi alla produzione, agli allevamenti di suini e bovini per ulteriori 100 milioni di euro che si aggiungono agli 80 stanziati un mese fa all'industria casearia. Ora è evidente che loro porranno la fiducia sulla legge di stabilità, e con questo se passerà probabilmente questo emendamento, però diciamo renderlo un po' più visibile, perché questa è una cosa tecnica che è sfuggita ai più, ed è abbastanza singolare che mentre si cerca di ridurre l'impatto, quantomeno l'impatto ambientale di certe produzioni, ci siano diciamo atti di politica economica che vanno esattamente in controtendenza. Quindi magari fare un intervento per sottolineare questo aspetto può almeno renderlo più visibile. Grazie a tutti. Grazie tantissime a voi. E... non a caso, due ultimi e preziosissimi contributi. Bruno Fedi, medico antivivisezionista, non a caso direi, dalla lunghissima e grandissima esperienza. Bruno, e chiudiamo poi con Alice, biologa della conservazione. Un grazie all'onorevole Bernini per avermi invitato, e a tutti voi per la vostra presenza. Voi tutti sapete perché siamo arrivati alla situazione attuale, il perché del nostro insuccesso fino ad oggi. Si riassume in una sola parola: le nostre divisioni. Siamo una miriade di associazioni, alcune delle quali costituite da una o due persone. Però sapete tutti che da 40 anni fa, quando io ho cominciato, ed eravamo forse 1 milione di vegetariani in Italia, oggi si parla di 6-7 milioni. Questi 6-7 milioni non hanno rappresentanza politica, anzi, non sono rappresentati da nessuna parte. Figuratevi che un certo Silvio Garattini siede nel Consiglio Nazionale di Bioetica. Silvio Garattini ha fatto l'Istituto Tecnico, non ha mai letto una riga di filosofia. Ci abbiamo qualcuno nel movimento che è professore di filosofia o ha una specializzazione? Penso di sì. Ce l'abbiamo. Dunque, il Movimento 5 Stelle può canalizzare questo dissenso, può canalizzare il grido di dolore che da tutta Italia, ma da tutto il mondo, si leva verso di noi. Basta l'accettazione dei principi fondamentali, o che qualcuno di noi, che sa che cosa dire, parli nei loro pubblici convegni sulle varie piazze d'Italia. Vi devo dare,
per la mia personale deformazione professionale, due notizie rapidissime. Faremo in primavera un grande congresso globale sul problema globale del rapporto dell'uomo con gli altri animali, cioè non solo l'alimentazione, ma anche la ricerca, l'attività ludica, i trasporti, il randagismo, insomma tutti gli aspetti del rapporto uomo-altri animali. Anche la signora Pratesi ha annunciato un qualcosa di simile. Forse sarebbe bene che non ci facessimo la concorrenza, ne facessimo uno solo e che il Movimento 5 Stelle partecipasse. La seconda cosa è che presso il Ministero della Salute dell'attuale governo è stato approvato un tavolo sui metodi alternativi, in cui il coordinatore del gruppo degli antispecisti, o se preferite degli animalisti, è Bruno Fedi. Ieri, appena ieri, abbiamo ottenuto un importante successo. Qualcosa si sta muovendo. Il sottoscritto è una famosa biologa, la dottoressa Rovida, allieva di Thomas Hartung, stenderanno il documento. Ma torno al fatto principale: la canalizzazione di questo dissenso, di questi 6 milioni di persone che non hanno rappresentanza, al momento sembra essere solo il Movimento 5 Stelle. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Bruno, e sicuramente Paolo aveva già risposto per la sua partecipazione, quindi noi chiudiamo. Dopo Alice abbiamo due contributi che mi rendo conto che non potranno andare a video importanti, ma vi leggerò un paio di stralci di cose che ci sono arrivate dall'estero. Alice Longoni, biologa della conservazione e tutela della biodiversità, quindi perché una scienziata è vegana e perché l'essere vegani forse tutela la biodiversità? Sì, allora innanzitutto dopo l'intervento di CAF io sto iniziando a ripensare a tutto quello che faccio, quindi mettersi in dubbio penso che sia alla base poi del progredire delle proprie scelte. Quello che ha suscitato soprattutto il documentario che abbiamo visto è questo. C'è stata una frase anche a volte un pochino, diciamo, possiamo dire anche ironica, che ogni ambientalista non dovrebbe mangiare carne. A questo punto dovrei dire che ogni laureato in conservazione e biodiversità animale non dovrebbe mangiare carne, e non è così. Nel senso che spesso credo che la scienza ometta cose molto importanti, come quelle che abbiamo sentito. Quindi penso che l'attentato maggiore alla conservazione della biodiversità sia dato dalle nostre scelte che facciamo quotidianamente. E la mancanza della possibilità di avere strumenti per poter scegliere la cosa migliore e la mancanza di condivisione di esperienze e di conoscenze. E diciamo che questo può succedere solo se appunto questi tavoli, no? Sono più frequenti, mancano totalmente in tutti i campi, quindi vedere anche riuniti politici, mondo dello spettacolo, della scienza, secondo me è assolutamente fondamentale perché qualcosa cambi. E di questo infatti sono grata a voi che avete organizzato il tutto e anche a chi ha partecipato. Credo che la parte della scienza sia comunicare quello che apprende e allo stesso tempo avere l'umiltà, perché spesso la scienza non ha umiltà, di avere anche il sentimento per poter arrivare ai punti cruciali. E spero che questo sia l'inizio di una, insomma, di avere numerosi incontri che possano far veramente discutere anche chi la pensa completamente in maniera diversa, perché appunto ha bisogno di anche un po' di filosofia per poter ampliare le proprie vedute. Grazie infinite, Alice. Credo
di interpretare quello che Alice ci ha appena detto, perché Mark Bekoff, zoologo di fama internazionale, nonché il nostro carissimo amico, lo possiamo dire perché ormai abbiamo lunghe frequentazioni con Mark, ma è un professore molto famoso di Boulder del Colorado, non è quello che incontriamo al bar, insomma, anche se lui si fa incontrare al bar molto volentieri. Ci dice, vabbè, a parte ringrazio Ilaria e il giovane attivissimo parlamentare Paolo Bernini per questa straordinaria iniziativa. Penso che Conspiracy sia uno dei documentari più importanti che io abbia mai visto e che mostra chiaramente l'effetto devastante che il mangiare carne ha sull'ambiente, oltre agli orribili abusi commessi su esseri senzienti che sono uccisi senza pietà per essere destinati ai piatti degli umani. Quindi scienza sì, ma come dire etica, perché tutto questo è possibile, perché è possibile occuparsi e studiare gli animali rispettandoli e riconoscendo loro la loro entità di esseri senzienti, quindi non solo quello che ormai la legge anche in Italia gli riconosce. E concludiamo con lui Psioios, che a me devo dire anche a lui sta molto a cuore, premio Oscar 2010, regista di The Cove, che se ricordate la settimana scorsa è stato uno dei protagonisti di quella bellissima rappresentazione, che non era un gioco di luci come i nostri giornalisti italiani hanno scritto, ma una chiarissima manifestazione visiva di protesta per la richiesta di tutela della biodiversità, dell'ambiente, tutto fortemente voluta anche, va detto, dal nostro Papa, e lo diciamo in modo laico, ma ci è piaciuto. So che Paolo su questa cosa necessitava una precisazione, che ci dice riguardo il commento riguardo Conspiracy, che è forse il più importante documentario realizzato come fonte di ispirazione per salvare il pianeta. Detto questo, traiamo le nostre considerazioni. Credo che dobbiamo abbandonare la sala, quindi non posso farvi vedere i nostri importanti contributi che invece abbiamo avuto dal punto di vista internazionale. Credo che li potremo evidentemente forse caricare, li vedremo boh, non so dove. Comunque anche Bob Ingersoll, un altro non indifferente personaggio nel mondo della cultura e della scienza, primatologo, protagonista di Project NIM, e ci aveva mandato il suo contributo importante e ci aveva ricordato appunto quanto fosse assai fondamentale riconsiderare le nostre abitudini, e pensando che questo è l'atto più rivoluzionario di cui noi possiamo essere partecipi e protagonisti. Paolo. Un'ultima brevissima cosa, presenterò un'interrogazione parlamentare sui dati che avete visto, ma anche su altri dati basati sulla FAO, per chiedere ai ministri competenti per quale motivo non si muovano per sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto anche dal punto di vista politico, per agire sull'inquinamento causato dagli allevamenti intensivi e dal mangiar carne. E vorrei ringraziare tutti voi per essere stati qua, quelli che ci hanno seguito, e ringrazio in particolare Ilaria e Vanessa per aver organizzato tutto. Grazie. Maurizio, che voi non vedete, ma senza Maurizio tutto questo non sarebbe stato possibile. Dietro la videocamera, e grazie a Vanessa di cuore.